Nei giorni di Natale anche nelle farmacie pistoiesi è stata una vera e propria corsa all'acquisto dei tamponi casalinghi. Solo il 25 nella rete Farcom sono stati 1.600 quelli venduti, azzerando di fatto le scorte e costringendo ad acquisti urgenti per soddisfare la domanda. A brevissima ne arriveranno 15.000. Direi che è stato l'oggetto più desiderato per il Natale 2021. Una grande richiesta per i tamponi domiciliari. E soprattutto anche dovuti al senso di responsabilità delle persone. Oggi pomeriggio è previsto un grosso arrivo su tutte le farmacie comunali. Lei consideri che questa sede, che non è la sede più grande perché la sede principale è la farmacia comunale 1 di Viale Adua, ma solo nella giornata di ieri sono arrivati ieri 400 tamponi domiciliari, alle 18 di pomeriggio erano già esauriti. Una situazione che si rispecchia nelle prenotazioni per quelli rapidi, con tempi di attesa generalmente oramai da alcuni giorni. Fuori dalle farmacie non si vedono le file delle grandi città, merito anche del sistema di prenotazione cadenzato adottato da quelle pistoiesi, ma comunque i numeri sono molto alti, con una crescita dei casi di positività riscontrati. Il tampone individua diversi casi di positività, solo nella mattinata di ieri 3 casi positivi sono stati individuati. Il consiglio che posso dare per chi lo fa a casa è c'è la variabile dell'operatore, quindi il tampone va fatto bene, non bisogna fermarsi all'inizio della narice ma andare un pochino più su nella mucosa, girarlo bene all'interno della narice, altrimenti risulta una cosa totalmente inutile. E quindi è vero che funzionano, l'affidabilità di questi oggetti anche fai da te si aggira intorno al 75%. Quindi si trovano tanti positivi. L'uso della mascherina, del distanziamento, dell'igiene delle mani è sempre prioritario. Questo non dimentichiamocelo mai.